Siamo all'ingresso del Teatro Golden, festival di Massimo Minutella, già sold out da parecchi giorni. Entriamo, sappiamo che sta facendo il tampone, andiamo a vedere. Se è positivo che facciamo? Me ne vado a casa e conduco da casa con un collegamento. Però la salute prima di tutto, stiamo facendo i tamponi agli orchestrali, alle maestranze sono già arrivate che erano tutti negativi e tutti gli artisti in gara dovranno fare il tampone, però Sonia ne sa di più. Facendo i tamponi per stare un attimino più tranquilli tutti noi e chi viene anche a trovarci, per cui siamo in fase di work in progress con questi tamponi. Sono arrivati tutti gli artisti? No, sono arrivati alcuni che avranno il soundcheck a breve, quindi dopo di loro arriveranno gli altri e mano a mano si continua con la scaletta delle prove. Emanuele Cammarata, regista del festival, il tuo primo festival, Emanuele. Allora, questo è il primo festival che faccio con Massimo, di cui curerò la regia appunto televisiva su tutte le piattaforme social, ed è il primo festival che andrà in onda su Blog Sicilia, tutto il network di siti, quindi ha un'ottima diffusione dal punto di vista mediatico, e poi sempre sul canale 16 del Digitale Terrestre Video Regione, che ha un'ottima copertura regionale. Allora, abbiamo messo un setup di 8 camere, e sono 4 diciamo dalla platea che seguono il palco, poi ci abbiamo delle camere remotate e delle telecamere con gli smartphone, con una nuova tecnologia che permette di trasmettere il video dei telefonini con una latenza ridotta. Il vantaggio di questa tecnologia è che abbiamo la possibilità di piazzare i telefoni in punti di vista strategici, essendo molto piccoli fisicamente, quindi ci daranno dei punti di vista particolari. Di fare qualcosa di buono, insomma, tanto ci divertiamo, alla fine come bene viene. No, no, ma io spero che lui sia pronto, intanto deve essere pronto lui, poi io di conseguenza. Speriamo, speriamo. Questa volta non sarai in veste comica, ma con un cantante. No, no, in veste comica, perché facciamo tutti ridere pure a cantare. Sì, sì, confermo, ciao. Grazie. Eh sì, siamo qui, io dico soltanto questo, che sono arrivato da 2 ore da New York, l'abbiamo provata sul palco, ma va benissimo. L'abbiamo provata da New York 2 ore. È la storia di un uomo che parla con il proprio figlio. Ma che stai dicendo? Non eravamo rimasti che dovevo dire questo? No, la storia di un padre che parla con il proprio figlio. Ci vediamo sul palco, sicuramente ci divertiremo alla grande. Non vogliamo vincere, giusto Ciro? No. Noi pronti, speriamo che la voce non vada via, perché è una bella voce, preziosa la mia voce, però ho leggermente un po' di rausina, un po' la voce terata. Però ragazzi, siamo qui per divertirci. Io, Ciro Carissa, vengo a cantare solo per divertirmi e far divertire il pubblico, perché non sono cantante, perché sono molti che sanno cantare, come i Peggiolini, e ne sono Carmela Ponte, Cangelosi, Badabon, cantano, loro cantano bene, i Quattro Gusti e Caterina siamo un po' precari, però l'importante è ci divertiamo. Ma ditemi voi, è giusto? Qui siamo cantanti, magari fuori il festival siamo attori. Come è andato il soundcheck? Ma l'amore no, dirige l'orchestra. Le prove. Beh, all'inizio un po', poi insomma a lungo andare è andata bene, dai. Siamo felicissimi di essere qui al Festival di Sanremo. È un'esperienza che... Amore, no. Festival di Minutella, non è Festival di Minutella. Sì. È bellissimo. Vabbè, bellissimo essere qui al Festival di Minutella. Grazie. Ce la mettiamo tutta. Pronto per il festival? Assolutamente no, perché canteremo una canzone io e Chris difficilissima,
Zitti e buoni, infatti saremo zitti e buoni e non faremo niente. La prima volta in veste da cantante? No, già sono stato ospite da Vinutella qualche anno fa insieme a Lupetto. Abbiamo cantato Non mi avete fatto niente. Ora è un sempre più difficile, la prossima volta sarà lirica, penso. Arriverete al podio almeno. Almeno, i Maneskin hanno vinto tutto, voi sanno, vedete che solo noi non vinciamo niente, qualcosa la dobbiamo vincere. Grazie, in bocca. Grazie a voi, ciao ciao. Signore e signori, buon divertimento.